No, non è una bocciatura per Diaz. Mentalmente io la partita l'avevo preparata prima e sinceramente pensavo di riuscire a tenere un po' più il vantaggio. Ho fatto un'opzione di portare un difensore in più se ce ne fosse stato bisogno. Però a volte non si ci azzecca e quindi poi abbiamo utilizzato Mourinho per fare quello che avrebbe dovuto fare Diaz. Però va bene così. Mister, domenica altra gara insidiosa per voi, in trasferta, ma se giocate come avete giocato oggi, avrete tre partite davvero, ogni avversario dovrebbe temere, no? Se noi siamo questi che riusciamo ad abbinare la qualità del gioco all'aggressività, sicuramente le partite penso ce le giochiamo con tutti. L'esempio lampante è quello di domenica scorsa, che appena abbiamo mollato per 10 minuti abbiamo preso due gol. Quindi sotto questo aspetto oggi l'abbiamo fatto bene, quindi dobbiamo lavorare e continuare ad avere dei miglioramenti. Vi faccio la domanda del collega che è rimasto sorpreso dalla vostra aggressività. Diciamo che un po' l'aggressività che possono avere per i cori calciatori l'ha trasmessa ai suoi ragazzi, quindi l'ha fatto anche questo. Io caratterialmente ero un giocatore sanguigno, quindi è normale che la squadra ogni tanto sotto l'aspetto caratteriale si rispecchia nel proprio allenatore. Questo mi fa piacere perché io parto dal presupposto che senza aggressività, senza intensità, diventa dura giocare a calcio qualsiasi sia la categoria. Mister, vorrei un giudizio sulla Nocerina e poi vorrei sapere da lei dove finiscono i meriti della Parmese e dove cominciano quelli della Nocerina, i demeriti della Nocerina per 2 punti gettati ad Ortica in pratica gara. I meriti della Palmese sono stati quelli di crederci fino alla fine. Poi se andiamo a valutare delle occasioni che ci sono state durante la partita, a parte il palo di Cavallaro, che però secondo me si pareggia con quello lì che ha avuto Gagliardi il primo tempo, che ha tirato fuori. Poi l'altra occasione è stata, diciamo, un po' regalata dal nostro portiere, che non ha sbagliato. Sono io che voglio questo, quindi per un eccesso di voler giocare la palla, ogni tanto ci prendiamo qualche rischio in più. Demeriti della Nocerina, non lo so, perché secondo me ha fatto un'ottima partita, l'ha interpretata bene, perché il rischio che c'è quando uno ha sulla carta un'ottima squadra è quello che magari mentalmente può sottovalutare qualche partita. Magari poteva venire qui a Palma, pensava di incontrare una squadra giovane, poteva peccare di presa un giovane. Invece questo non l'ha fatto, perché a me la Nocerina è piaciuta tantissimo perché ha interpretato la partita sia a livello mentale che fisico in modo perfetto. Mister, scusi, vai. Meringolo a destra, Anile a sinistra. Questo cambiamento è dettato da una motivazione particolare. Non pensa che Anile in fase di spinta a sinistra perda qualcosa? Sì, sicuramente Anile in fase di spinta perde qualcosa, però oggi noi avevamo da tenere a bada un giocatore del livello di Cavallare. Secondo me Meringolo in questo senso, nella fase difensiva, è un po' più attento, è più un difensore. Quindi abbiamo fatto questa scelta e penso che Meringolo si sia disimpegnato benissimo contro un grande giocatore per questa categoria qual è Cavallare.